Siamo qui? Dove siamo? Sì. Dio del mare, no? La pescheria Dio del mare. La miglior pescheria di Otranto. Otranto. Gallipoli. Una presa in giro. Allora ci prendi per i fondelli? No. Ah. La miglior pescheria di Gallipoli. Giusto? Sì. Mi dai per cortesia a quanti metri la sette? Oggi prepariamo tagliolini al nero di seppia. Abbiamo tolto il nero delle seppie, ne avevamo due piccoline e una grande, e seppie al sugo. Abbiamo lavato le seppie, adesso le tagliamo. Qui abbiamo finemente tritato una cipolla, l'abbiamo passata finemente, adesso stiamo tagliando tutta la seppia, più o meno così, tanto è molto tenera. E adesso poi quando è tutta tagliata andiamo a cuocere. Abbiamo acceso il gas, adesso rosoliamo un po', mettiamo un po' di vino bianco. Un goccino di vino bianco, sapevo che era buono così, lo prendevo tutto un altro, speriamo. Grammi di pasta a testa per due persone. Allora, le seppioline, le seppie al sugo, mettiamo adesso, dopo il vino bianco che ha sfumato, mettiamo pomodoro, e lasciamo cuocere lì tranquillo. Adesso abbiamo tirato via la salsa con un po' di seppie in un padellino. Adesso ci mettiamo il nero di seppia. Mescoliamo. E questo è il sugo per i tagliolini o linguini al nero di seppia. Thank you.
Mentre la pasta cuoce, 10 minuti, c'è già pronto il sugo al nero di seppia e sono già pronte le seppioline al sugo di pomodoro. Un giorno sono andato. Gamberetti, rosa, si puliscono, crudi, buonissimi, eccezionali. Invece questi sono calamari alla piastra, li prepariamo dopo e poi li condiamo. Scolato la pasta, mettiamo la salsa col nero di seppia. Adesso mettiamo un po' di pasta per raccogliere tutto il sugo bene dentro. E adesso mescoliamo. E buon appetito! Tagliolini, linguine al nero di seppia. Gamberetti crudi. Linguine del trigo duro, grano duro, al nero di seppia con peperoncino. Pone un me gusta se ti gustò il piatto, un like e iscriviti al canale. Buon appetito, buon provecho!